Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del Veneto, questa volta partendo da un itinerario veramente suggestivo, la Riviera del Brenta. Ovviamente non potevamo non partire da Venezia, il grande gioiello della Laguna Veneta, e lo faremo in una maniera insolita, cioè attraverso un burchiello, una tipica imbarcazione veneziana adibita a trasporto passeggeri, utilizzata in passato dall'antica aristocrazia veneta per raggiungere dalla città le loro bellissime ville in campagna. Solo percorrendo il canale ci rendiamo conto della grande sensazione che provavano i marinai veneziani al ritorno delle loro imprese. All'inizio del nostro itinerario, la prima villa che incontriamo è Villa Foscari, detta Malcontenta, un'opera architettonica di pregevole valore, risultato del genio creativo del grande architetto Andrea Palladio. Malcontenta rappresenta un tipico esempio di villa tempio, che si specchia malinconica e contento tra i salici piangenti e le acque del canale.
La Villa Widmann è un altro gioiello della Riviera del Brenta. Il palazzo è risultato di una trasformazione avvenuta nel 1750 ad opera della famiglia Widmann, sul precedente insediamento della famiglia Sherryman. Questo spiega lo stile leggermente rococò. All'interno il ciclo decorativo celebra le glorie di questa antica famiglia tedesca. Continuiamo il nostro viaggio, questa volta alla scoperta di una grande opera architettonica, Villa Pisani, il famoso palazzo ducale voluto dalla famiglia Pisani, espressione della potenza di questo importante casale. Dopo aver percorso un tratto della Riviera del Brenta, giungiamo quindi a Padova. Un antico detto recita: Venezia la bella e Padova sua sorella. Il paragone con Venezia dovrebbe già far comprendere a chi non è mai stato in questa città cosa troverà durante la sua visita. Chi visita Padova non può non andare alla Basilica di Sant'Antonio, detta anche la Basilica del Santo, senza aggiungere il nome. Questo fa comprendere non solo l'affetto, ma anche l'importanza per Padova della basilica che ospita le reliquie di Sant'Antonio, meta di un pellegrinaggio senza sosta che raggiunge il culmine con la processione del 13 giugno.
Sicuramente Padova è una città d'arte. La Cappella degli Scrovegni e di Giotto, il più importante ciclo pittorico del mondo, basterebbe già da sola a giustificare una visita in questa città. Sempre in tema d'arte, i musei civici raccolgono una bella collezione di pittori, soprattutto veneti, Tiepolo, Tintoretto, Veronese. E nel Battistero del Duomo è perfettamente conservato un altro straordinario ciclo di affreschi, quelli di Giusto de Menabuoi. Ciao a tutti, sono Alessandro Mazzone, sono il direttore di Antenore Bistro Lab, questo locale bellissimo che si affaccia sulla piazza Antenore, piazza storica del centro di Padova, sede della tomba di Antenore, il fondatore di Padova. Un locale che vuole vivere dall'inizio della giornata, dalle 7 di mattina dalla colazione, fino alle 2 di notte, per cui fino al dopo cena, con l'aiuto del nostro barman Stefano Grande, che ci accompagna nelle ore notturne con i migliori cocktail. Devo ricordare questo piccolo accenno storico molto importante per noi. Abbiamo scoperto che questa è stata l'antica pasticceria di Gian Battista Pezziol, il pasticcere inventore del VOV. Bistro Lab perché nella nostra proposta di menù, che cambia una volta ogni due mesi, ci siamo focalizzati in particolare sulla scelta del pesce, molto interessante, perché passiamo dai crudi ai fritti, ai primi piatti di pesce, per finire a dei dessert straordinari. Ma oltre a questa proposta abbiamo anche una proposta molto interessante che riguarda lo street food. Realizziamo dei piatti straordinari, in particolare dei panini di pesce, che sono, vi posso garantire, straordinari. Cerchiamo materie prime sicuramente spesso biologiche, è un biologico quasi a chilometro zero, ecco, la stessa identica ricerca che facciamo nei prodotti food lo cerchiamo anche nel beverage. In questo caso abbiamo scelto i nostri colli eugenei e li abbiamo messi in contrapposizione con un'altra zona straordinaria, che è la zona dello champagne. Da Antenore potrete venire a degustare un calice straordinario di champagne, come vi dicevo, di piccole maison che esprimono sicuramente meglio e in maniera molto straordinaria quello che è il terroir della Francia, dello champagne. Per quel che riguarda il menù, vi lascio nelle mani del nostro chef e spero di vedervi presto da noi all'Antenore Bistro Lab. Partiamo con questa nuova ricetta. Vi propongo una tartare di ricciola. Lo condiremo con sale, pepe, olio sempre siciliano, una maionese al passion fruit, che è un'emulsione di purea di passion fruit, limone, un'emulsione sempre con l'olio di vinacciolo in questo caso, che ci aiuta un pochettino, un'aria al rafano. Anche questa viene emulsionata con l'olio di vinacciolo, una purea di rafano, aggiunto un po' d'acqua perché sennò il rafano risulterebbe troppo forte per il pesce, messa all'interno di un sifone e creata un'aria molto leggera.
without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Altro importante simbolo della città è Piazza delle Erbe, il luogo di Padova deputato al mercato. Le molte piazze cittadine, in particolare Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori, tradiscono il piacere dei padovani per la socialità, di cui lo spritz è l'emblema contemporaneo, una scelta insolita per gli abitanti di una città del nord, dove il clima non è sempre clemente. Poi c'è una straordinaria gastronomia, la presenza dotta dei giovani dell'università e molti altri motivi di interesse. Alle spalle della Piazza delle Erbe, divisa dal Palazzo della Regione, c'è l'altra piazza commerciale di Padova, Piazza della Frutta. Anche in questo caso il nome tradisce l'origine e funzione originaria, anche se adesso ospita un mercato in cui si vendono quasi esclusivamente abiti. Le due piazze sono unite dal volto della corda, passaggio coperto chiamato così perché qui i bugiardi, i falliti, gli imbroglioni, i debitori venivano colpiti sulla schiena con una corda. Le corde rimanevano sempre appese a 5 anelli di pietre infissi nel muro, come monete. Lo simbolo della città è il Prato della Valle, la più grande piazza d'Europa, di cui i padovani vanno molto fieri. Your long awaited prize. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. È il momento di entrare nell'orto botanico di Padova, il più antico del mondo, fondato nel 1545, oggi patrimonio dell'UNESCO. Thank you.
Oggi l'Orto Botanico di Padova si sta rinnovando secondo un progetto di architettura sostenibile promosso dall'Università, che coniuga tradizione ed innovazione, grazie all'impiego della tecnologia high-tech. In 3 anni è stato realizzato un giardino di 15 ettari, dedicati a piante provenienti da tutto il mondo, che sono state inserite all'interno di una cupola di cemento e di vetro, che sfrutta le acque termali di Abano e l'energia del sole. Terminiamo il nostro percorso alla scoperta invece di uno degli elementi più tipici della tradizione casearia veneta, la produzione dell'asiago. L'asiago è un formaggio giovane e dal sapore di latte appena munto. Si scioglie in bocca liberando una nota dolce e lievemente acidula. La digeribilità, l'appetibilità, la presenza di fermenti lattici vivi sono qualità apprezzate dai nutrizionisti che propongono l'asiago fresco per una corretta e sana alimentazione. Il formaggio si ottiene dalla trasformazione casearia del latte vaccino intero. Il latte posto in caldaio coagula grazie a un enzima di origine bovina, il caglio, ad una temperatura compresa tra i 35 e i 40 gradi, dando corpo alla cagliata. La rira è lo strumento che si utilizza per tagliare la cagliata, processo che continua fino a raggiungere granuli di dimensioni simili a quelle di una noce.
Nella fase della semicottura, la cagliata viene portata ad una temperatura di circa 44 gradi. Finita questa fase, la cagliata viene estratta dalla caldaia e messa sul banco di lavorazione. La pasta sul banco di lavorazione viene tagliata ripetutamente e fatta asciugare, salata in pasta e rivoltata. Queste fasi a volte sono automatizzate con l'impiego di impianti di lavorazione in continuo. Si passa alle fasi di porzionatura, messa in stampo, applicazione della forma ancora calda nelle pacchette di caseina, numerata progressivamente per identificare ogni forma. Le forme vengono pressate con i torchi manuali o preste pneumatiche per alcune ore. Il formaggio viene tenuto almeno 2 giorni in condizioni di temperatura e umidità controllata prima di completare la salatura secondo il salamoia. L'ultima fase della preparazione è la stagionatura del formaggio Asiago fresco, che deve essere di almeno 20 giorni ad una temperatura di circa 10-15 gradi ed un'umidità di 80-85% e deve avvenire all'interno della zona d'origine.